Io con molto piacere partecipo a questa iniziativa, anche perché la ritengo molto significativa e molto efficace anche sul piano concreto, quindi non ha solo un valore simbolico. Dobbiamo considerare che entro il 2030 due terzi della popolazione mondiale, secondo le previsioni ONU, vivrà in città. Le città occupano solo il 3% della superficie del pianeta, ma consumano risorse per il 75%. Ecco, da questo dato noi dobbiamo partire per comprendere che la strategia urbana che noi perseguiremo sarà determinante del nostro futuro. Le città devono diventare protagoniste della transizione energetica, a partire dalla riduzione dei consumi energetici, a partire da un ricorso sempre più consistente all'uso di energie rinnovabili e pulite. Dovranno favorire sempre più la mobilità sostenibile e dovranno anche lavorare e perseguire progetti di forestazione urbana. La sfida è quella di piantare un albero ogni abitante, forse anche di più, potremmo essere ancora più ambiziosi. Oggi è la giornata mondiale degli alberi, quindi l'iniziativa è stata programmata in coincidenza con questa ricorrenza che è stata istituita, se ben ricordo, nel 2013. Gli alberi hanno un notevole valore economico, ma valgono molto di più, perché ci aiutano a prevenire il dissesto idrogeologico e ci consentono di programmare una qualità della vita migliore. Quindi la gestione poi sostenibile delle foreste è un imperativo etico, oltre che un'opportunità economica. Io condivido pienamente l'appello di Boeri, rivolto a tutto il mondo della progettazione, affinché la forestazione urbana venga integrata nella costruzione di un ampio numero di strutture nei centri urbani. E oggi qui da Milano, attraverso questa iniziativa, ForestaMi, voglio lanciare una proposta che è una forma di collaborazione sempre più integrata, sinergica con i comuni e non solo, anche con tutte le constituencies, con tutti gli stakeholders coinvolti, per estendere il più possibile, realizzare il Parco Italia, che è un progetto tanto caro a Boeri. So che l'ANCI già a settembre aveva aderito alla campagna Un Albero in Più, che ha appunto l'ambizioso obiettivo di arrivare alla piantumazione di un albero per ogni cittadino. Avrò la settimana prossima, il 27, un incontro a Palazzo Chigi con l'Assemblea dei Comuni. Ecco, al presidente dell'ANCI, il sindaco De Caro, e agli altri delegati proporrò questa sinergia istituzionale. Studieremo il modo per portare avanti tutti insieme questo progetto Italia. Nel decreto clima c'è già attenzione per il tema della piantumazione e reimpianto di alberi. È stato detto prima, è stata letta una comunicazione, un saluto da parte del ministro Costa. Il decreto adesso è stato approvato al Senato ed è passato alla Camera. Ci sono all'incirca 30 milioni, ricordo a memoria, di nuove risorse finanziarie per questo obiettivo. È stato anche proprio letto, anticipato nell'indirizzo di saluto del ministro Costa, anche quell'altra iniziativa per cui ci sarà un comitato ad hoc ogni anno per assegnare un premio. Capitale Verde d'Italia, la città che avrà presentato progetti di riconversione green, quelli più innovativi ed efficaci. Sono una dotazione anche qui, si parte da 3 milioni, sono tutti, le dotazioni non sono così consistenti, cospicue dal punto di vista finanziario, ma sono molto significative del progetto politico che stiamo portando avanti. Noi stiamo governando e non dimentichiamo mai, pur in una congiuntura economica internazionale che non ci è molto favorevole, non stiamo dimenticando che già oggi, non domani o dopodomani quando avremo molte più risorse, confidiamo, ma già oggi vogliamo dare la svolta, perché vogliamo anche ridare fiducia ai cittadini e speranza ai nostri figli e alle nuove generazioni.
Noi vogliamo un'Italia più verde, un'Italia più sostenibile, un'Italia più pulita. Grazie.